Hey peeps, welcome back per un altro po' di Elegas. Dunque, la settimana scorsa ci eravamo lasciati con questa missione del cibo, della locandiera, e quindi andremo avanti con quella. Come al solito, se vi piacciono gli RPG, siete nel posto giusto, quindi vi invito a seguire il canale perché più siamo meglio è, e ringrazio tutti quelli che già seguono, likeano, commentano e supportano il canale. Oggi è una giornata un po' buia, io ho acceso un po' tutte le luci, però non mi voglio sparare la faccia con tutte queste luci. E da fuori non viene un cavolo di luce, quindi la mia faccia sarà un po' meno illuminata del solito. Che vi devo dire? Ieri, che era il... oggi è il 30, quindi ci siamo. Queste puntate le vedrete dopo il 31, per cui raga, auguri. Spero che abbiate fatto un buon Natale, che il 2023 vada benissimo per tutti quanti, speriamo bene. Questo è l'anno buono, let's go. E abbiamo finito Inquisition, quindi quando voi vedrete questo io già avrò messo le mani su Yakuza Like a Dragon, quindi preparatevi per le puntate anche di quello. It sounds like these supply problems are getting you down. No guards for escorting the supplies here or to distribute them afterwards. Outlaws and clerics stealing some of what we do send. Yes, it's not just you. I had my arm stolen by an outlaw. Outlaws. The one thing you can trust them to do is to steal things. Oh, ma tra l'altro io devo capire bene la risoluzione di sto gioco, perché ieri, dopo vi racconto un aneddoto che è successo molto particolare. Una fetta di guadagno, ok. Vediamo le opzioni. Schermo intero, quindi suppongo che per schermo intero si intenda la risoluzione del mio schermo, no? Giusto? Credo, vediamo un po'. Applico. Non ha fatto cose strane, per cui in teoria... no, invece me l'ha rimpicciolito. Aspettate. Ma quindi c'era qualcosa di strano. Estendi su schermo. C'era qualcosa di strano. Vi dico perché. Allora, praticamente, prima di andare avanti con questa cosa, praticamente ieri, e poi vabbè, fortunatamente ho smesso di registrare perché non stavo bene, che ogni tanto ho problemi con la cervicale, vedo proprio mostri, se qualcuno di voi ha problemi con la cervicale sa di cosa parlo, e spero di no, però mi auguro di no, perché è bruttissimo, gira tutto, sembra tipo che è una mezza specie di labirintite a volte, praticamente. E non è fan per nulla, si strascica poi durante la giornata, quindi mi girava un po' tutto, a un certo punto ho detto no, non ce la faccio oggi a registrare. E stavo proprio facendo questa parte qui, ho fatto tipo 10 minuti di questa puntata sostanzialmente, stavo andando a parlare con lei e poi con un altro NPC. E a un certo punto guardo l'altro schermo, perché ero un po' rincoglionito da sta cosa, guardo l'altro schermo e vedo che c'era tipo la faccia mia da una parte e il gioco tutto zoomato gigantico. Ma che cazzo, ma perché è così, ma che sta succedendo? E oggi, cambiando la risoluzione, mettendo quella dello schermo, abbiamo visto che ha fatto il contrario, per cui impostate la cosa, raga, impostatela. Ah, tra l'altro, nei commenti mi avete scritto, questo mi sa non c'ho abbastanza cosa, mi avete scritto di loccare i nemici. Loccare i nemici mi pare di aver visto che si fa con la Z e con la C, se non sbaglio. ZX, ZC, poi ci proviamo. Quindi ce l'abbiamo. E allora arrivederci, amica mia. Quindi mo dobbiamo andare di sopra dal fagianello. Ieri di sta cosa me ne sono accorto, proprio a un passo dal fagiano. Ero arrivato su per parlarci e poi ho visto sta cosa e dico, ma che cacchio sta succedendo qui, che c'è tutto il grafico strano. Comunque, a parte mi sta arrivando la nuova scheda video, fortunatamente, è in viaggio adesso. Speriamo che non sia un mattone. Devo dire che è ottimizzato in maniera strana sto gioco. Vabbè che siamo in una città, però gli FPS vanno su e giù in maniera abbastanza singolare. Cioè ne fai 60, poi 70, poi non si capisce bene. Tra l'altro il fatto che il V-Sync non sia... ma non me l'ha salvato il V-Sync. Il fatto che il V-Sync non sia attivo è un po' grave. Ok.
Chi lo sa, chi lo sa. Sì, mo va molto meglio. Un po' strano. Comunque ottimizzato un po' in maniera un po' singolare. No, cosa stava di sopra? Perché gli FPS salgono e calano in maniera abbastanza importante. Cioè, cambiano anche di 30 FPS. Vado dai 60 ai 90, così, costantemente. Ed è un po' strano. Allora, dovevamo parlare con Cormag. No, però mo ci ha dato da parlare con qualcun altro. Perché ieri ci ha fatto... Ma che cazzo sta succedendo? Mo bisogna parlare qua, Angrim, vabbè. Era dopo che bisognava parlare con Cormag, mi sa, allora, sì. Vabbè, tanto Angrim sta qua giù. Ci lanciamo. Eccoci. Ah, sì, è vero, bisognava prima parlare... Avevo parlato con Angrim, poi ero andato da Cormag e poi mi ero accorto di sta cosa. Madonna, sti cambi tra... Another one? And another one. Have been this lax in the days of Eric Eisenfaust. We'd all be clerics. What are you seeking here, stranger? Andiamo a menare le mani, eh. Bisogna menare cose, ragazzi. Dobbiamo trovare qualcosa da sparare. Una pistolona, qualcosa come si deve. Who are you? My name is Angrim. It is my duty, along with the other warlords, to ensure the laws are kept and the Berserker way preserved. We offer protection to those from outside who understand that Edain is working to help Magellan. Stick to the laws, respect our ways, and you will find Goliath welcoming. Break the laws, show contempt, and punishment will follow. You will have a fair chance here if you understand that. Ok, mi manda Sinda. Poi Sì, parleremo del resto. Magari troviamo pure una quest secondaria da Is lui. there another problem with food supplies? She hasn't received the resupply she needs, and nobody seems to know when she will. Didn't Jorah sort this out? Or has his failure to fix things become my problem? Che cazzo è, Jorah? What does Jorah have to do with this? E lui dice Yora. Sta cosa qui è Sort veramente favolosa. Non hanno neanche controllato. Then there won't be Non any lessons to hanno the neanche witnesses. controllato, Last hope I said was fatto killed by a troll. Q&A We have sulle a due more cose dicendo no, aspetta, non possiamo fare che uno dice Jorah e l'altro Yora. A troll killed your men? Good men. I've fought beside some of them. Being eaten alive was not the fate they Mangiati deserved. vivi, ragazzi. I'll not send more men to their deaths. Beh, ci andremo noi, tanto noi abbiamo Duras che è imbattibile, non si può uccidere, lo lanciamo tipo cosa, tipo guerra psicologica verso i mob nemici. Provviste manganti, però aspetta, magari lui qualcosa ci vuole. Vediamo un po' qualcosina. Berserker laws tell us who we are. Millions died when the comet hit. Our whole species was headed for extinction. And you've seen it out there. People are doing their best to finish that job. War. Chaos. Elix technology. What chances have they given us? Nature. Beh, insomma. Rebuilding what was lost. Vabbè, comunque i Berserker a me sembrano... Sono un po' troppo fissati sui dogmi che c'hanno, almeno la maggior parte, non tutti. Però comunque sia, sembrano, insomma, che abbiano... Sembra che abbiano dei principi sani. What are the Berserker laws? They were laid down by Amrek, who founded the Berserkers. They put people before war, before machines. The only thing above us is law. So says the first article that forbids anyone from preaching of gods or machines. The second law says pure elix is a curse on Magellan. All pure elix and technology made from it is forbidden and must be placed in the pit. Our third law states that world hearts are sacred. No damage can be done to them or their seedlings. Vabbè, questo pure ci fourth law sta. says mana must be preserved. Nature can purify elix. This has given us the gift of magic, and we must use it sparingly. The fifth law states all free people are equal. All must be given protection when it is asked for. All may repent their ways and join the Berserkers. Now, as a warlord, it is my job to keep the laws in the Pilgrim's name. So, I welcome you, incomer. Ma, voglio dire... Mi sembrano in ordine a me sti berserkerini. What happens when the law is broken? The warlords will hear evidence and pronounce sentence.
trade without a license, steal or cheat. Quell'altro aveva fatto, ha commerciato macchine senza licenza, farà una finaccia. Oh, finalmente possiamo chiedere una quest. Oh, dacci sta quest, ma vai. I agree to follow the laws. Visit Jora at the pit. All the captured weaponry from the last Alb attack has been stored there. Bring me one of the Elex weapons. Non sono un servizio di raccolta. Favoloso. Those are the only ways you will earn my trust. Speak to Jora if you. Vabbè, questa è una missioncina tranquilla, tranquilla. Però prima dobbiamo risolvere questa del troll, eh. Quindi facciamo una cosa per volta. Basta usare questo coso, come ti permetti? Oh. Noi possiamo, cioè, non... praticamente ci abbiamo le stat talmente pippose che vabbè, poi... potrei prendere scassinare, ecco, però chi cavolo me lo dà scassinare aumentato? Me lo darà lui, secondo me no. Vediamo un po'. Questa cosa del click sinistro, ragazzi. Click sinistro mi uccide proprio completamente. Allora, punti salute extra. Trofei selvatici, devo averci 35 int. Bisogna mettere tutti. No, non ce l'ha lui. Chissà che cacchio ce l'ha. Maledetti. Maledetti. Poi bisogna vedere quella cosa delle granate, tra l'altro. Per quanto... ah, raga, ci abbiamo Duras. Secondo me non ci serve di spendere soldi in granate. Almeno per ora. Allora, mo devo andare a parlare con Cosa di nuovo. Ah, poi... ah, ci avevo messo 10 minuti qualcosina. È vero, avevo parlato con Cosa, poi lei mi aveva spedito da... da Sbrugmim, lì come si chiama. Oh, prendi questo, prendi, prendi. Piede tutto, vai, vai. No, Duras, tu no. Che cazzo vuole Duras? Cosa vuole Duras? You lead, I'll follow. Opportunities are there to be seized. Ciao. Excellent. È pazzo Duras, è pazzo completo. Wee-hoo. Ok. Noi dobbiamo parlare con Cosa di nuovo e poi Cosa ci rimanda su. Ok, ok, ok. Abbiamo un po' di chiacchiericcio da fare. E un po' di cambi da... da nero a illuminato. Ho parlato con Angrim. 200 exp. Comunque parlare con gli NPC ti dà molta più exp che andare a uccidere i mob più grossi del gioco. He's got a host of warriors he can assign. I'm one person behind a counter. Questa è una brava doppiatrice, devo dire. C'ha un sacco di all of character. I could go for you. You? Well, I appreciate the offer, but if his men were killed, I can't ask you to go alone. Besides, it's not one delivery I need. It's regular supplies. Ho capito, intanto cominciamo con una, no? The ice and clam won't help. One of the others will have to. Would you speak to Ragnar, warlord of the Hooded Crows? Or Cormag of the... ecco, ti chiedeva di parlare con Ragnar o Cormag. Io ero andato da Cormag perché mi sembrava più ragionevole, onestamente. E cosa ti insegnava? Dicemi, so. Of course. Posso prendere una minchia allucinante. Ah, posso prendere i punti attributo. Mi dà 10 punti attributo. Che questa sembra buona, raga. Io la piglio. O no, però. Però mi avevate detto che i punti attributo ne fai tanti. Mentre questi qua, i punti skill, sono quelli difficili da trovare. Per cui no. Facciamo che no. Perché 10 punti attributo all'inizio sono un bel boost, devo dire. Ma che tanto mo penso livelleremo. Io devo capire dov'è che si vede il level up. Cioè come faccio a vedere quanta exp manca. C'è un
Ma non mi rompere i coglioni. Ah, livello, eccolo qua, siamo quasi livello 7. Ok, potevano metterlo da qualche parte nell'interfaccia principale. Guarda, guarda che belli effetti di luce. Fatto proprio bene da sto punto di vista. Ora Cormag sta su di qua, me lo ricordo, ci stavamo un attimo fa, ci eravamo passati. Comunque, io non riesco, poi piano piano lo scopriremo, alla fine di Alex tireremo un po' le somme, vedremo qual è la faccenda. Ma sti giochi della Piranha Bytes, no? La grafica non è un granché. I personaggi sono strani. Il combattimento pure. Però c'hanno c'è qualcosa che li rende affascinanti. Non riesco a metterci il dito sopra e dire questa è la cosa che li rende affascinanti. È bella vista dietro pure. Però c'è qualcosa, non lo so. Spero che tu stia stato trattato bene. Goliath ha sempre aperto le porte a quelli che hanno bisogno di shelter. Ma questi sono tempi difficili e la guerra cresce suspicioni. As for me, I think the free people should work together. Magari potevo chiudere web WhatsApp. Come al solito, web WhatsApp sempre aperto. Mo non tabbo se lo tolgo dal telefono, se mi pesterano all'infinito. Vedi, Cormag sembra già uno un po' più moderato come Berserker, il che mi è piaciuto onestamente. We berserkers believe in second chances. It's your choice whether you take that chance or not. Aspetta un po', insegnami qualcosa, fa vedere. Sure. Che mi insegna? Armi a distanza. Attacco jackpack. Poi ti dà jackpack. Jetpack. Ammazza mutanti. Lui c'ha roba figa, le granate pure. No, a me serve quello de... Mi piace le armi a distanza e le armi... Bello. Poi vabbè, poi tiriamo sulle... Adesso non credo ci serva nulla perché dobbiamo ancora trovare un'arma, per cui... Cindy needs your help. More trouble with the supplies? Esatto. What can I do to help? She needs people to collect the food deliveries. I thought Angram had sent men to do that. Angram is refusing to. Se diciamo del trollo fanno una finaccia. How does he think we'll eat if no one collects our food? Even his warriors can't fight on an empty stomach. Still, if Angram is worried about sending men, then there must be a real danger. Devo aggiustare questa leggermente, che ogni volta si scazzica. Ecco, un po' più bassina andava bene. Ok, vabbè, sostanzialmente vogliono tutti delle cose varie da portare della tecnologia di qua, la tecnologia di là. Niente, mi stanno pesterando su web WhatsApp, dobbiamo chiuderlo, ragazzi. Va chiuso perché sennò è la fine. Via tutto. Chiudere. Allora. Cazzi tuoi, ecco. Piuttosto sì. I've heard talk that you can enter the pit from above. That could be your best way to avoid detection. Ah beh, non possiamo entrare tranquillamente col jetpack. I'd appreciate it if you were discreet. Ah, sensore di movimento già ce l'ho, perfetto. Excellent work. Now my men stand a chance of seeing danger before they walk into it. Tell Cinder she can count on the support of the 200 ETSP. I will tell the men to be ready. Ma a sto punto andiamo a parlare pure con Ragnar, scusa. Who are you? I am Cormag, warlord of the Hammer Clan. Each of the clans has its own calling, and ours is magic. A gift given to us in our time of need. Proof that this planet needed a guardian and that it chose us. We can channel power through our bodies and battle the machines of the clerics. The power mana gives us seems limitless. And yet it seems so normal now, doesn't it? It's hard to remember that magic is only a generation old. We have only just started our study of it. And the Hammer Clan has made that study our purpose.
Il clan del martello. Bene, sentiamo cosa ne pensa delle leggi e poi leviamoci dalle palle. Vediamo se c'è una missione da insegnare, da darci. Ok, sono d'accordo. Sono d'accordo. You think other berserkers are too harsh? Dedicated, not harsh. And sometimes dedication can blind us to other ways of thinking. Just imagine, if we berserkers could enhance the cleric's energy weapons, or the outlaw's explosives with the power of mana, who could stop us then? Now, Angram would say that giving into technology would destroy us. But I wonder whether holding on to the laws too tightly would do the same. After all, there were those who tried to stop using magic. They said it was against nature. Now magic is all that defends it. Whatever my thoughts, the laws we have now are the ones we must follow. Are there problems? Mo ce la dà la missione, mo ce la dà. They group a name and they'll use it as a cause for argument with others. But while there are always differences, we are all berserkers. Anyone who forgets that needs a swift reminder of their true allegiance. You have traitors here? Not traitors. Troublemakers. People whose mouths move faster than their minds. You think we should use the law to silence anyone who thinks differently? I say they need to be convinced that our cause is best served if we work together. I've been saying that over and over, but it seems some people have stopped listening. Vai, va. Proviamo noi. Forse potrebbero ascoltare noi mentre gli diamo delle martellate sulle ginocchia. I'm not sure of the reason behind his anger. You will find him living with the other cultivators down in the cultivator house. I'd be grateful if you can. Sarebbe stato divertente, lo troverai a nord alla casa dei coltivatori dove ha fatto morire chiunque nelle ultime puntate. Very good. Andiamo di qua, va. Prendiamoci anche l'aiuto di quest'altro uomo. Ma no, aspetta. Cosa fa con la mano lui qua? Che quando... Aspetta, ha fatto una mossa. Lo fa, fa tipo così con la mano quando passi sulle cose. Sono queste cose piccoline che non... C'ha veramente un fascino tutto suo sto gioco. C'è un cavolo da fa. You said something about a special job if I want to join you. Correct. Then listen well. You must have sensed it out there. That things are changing. Sta succedendo qualcosa. Sì, però non mi fate genare i cosi così a buffo. Io poi dovrò vedere le altre faccende con calma, non è che. Against the elves. I need to know what's going on there. That's where you come in. I need information about the other factions. Any information would be useful. But if you could bring me a report from the fort in Tavar, e quindi that would be very useful. So, be it the outlaws, a trip to the dome city in Epessa, or word from the clerics. Ah, vabbè, quindi vuole che andiamo nei vari avamposti a vedere cose. Ok, ci sta. Bring me a report from at least two cities. That's a lot to ask. You know your way around the wastelands. You've survived out there. So you have the skills I need. Vabbè. Plus, you aren't one of us, so you can blend in better with the other people. So if you want to join us, get going. The journey will have dangers, but if you stick to the path, you should reach the other cities alive. So, what will it be? Will you prove yourself? Perché no? Impress me, and you will earn not just election, but favor, promotion. Honor. We don't trust the secrets of our magic to just anyone. If you want such rewards, you need to earn them. Okay. About my support. Is there anything else that I can do for you? You seem to take this seriously. That's good. Since I can't pass off my duties onto you, you will have to make yourself useful in another way. The cultivators are constantly bothering me with their requests,
Li odiano proprio i coltivatori, eppure sono quelli che gli danno da mangiare, incredibile. Cioè, si lamentano tutti quanti dei coltivatori. Ancora mi dà un po' fastidio il collo, niente male. A distanza di un giorno. You must do more if you want to fit in here. Earn those pledges and you will earn my approval. My approval. Però qua mi dice che devo ancora parlarci con lui. Aspetta, aspetta. How is your... Vabbè, ci hanno attaccati, hanno inviato una squadra a costruire un convertitore a nord di Edan. Bla bla bla, dai. Dicci qualcosa di utile. Since then they have raided rather than try to hold ground in Edan. But who knows where and when they will strike next, here or in Tavar or Ignadon. The war has hurt them, no doubt. Even their own kind has rebelled. There's a group of Alb separatists to the north. They continue their love of Elix machines, but they are fighting their own kind. About my support. How my Ornir told me that you failed to help him deal okay. with the was... You must do more. Earn those devi fare di più. Ok, aspetta. About my support. Nor should you. The man must know his value. Ok. You will pay me. You will get paid for the tasks you're... You could pay more. Vabbè, vabbè, pagherà. Non aspettarti beneficenza. Arrivederci. Quindi è finita qua. Non so perché c'è ancora il puntino giallo lui, ma non... È fatto. Cioè, l'aiuto che ci ha dato Cogmau lì, Cogmaurio, Maurizio Cog, è finito. Ora dobbiamo tornare da Sinda e vedere un attimo la situa. E poi procediamo. E poi proteine. Allora, vediamo un po'. C'è sto scorcio qua che è veramente carino. Proprio fatto bene. Anche il colore che hanno scelto per alcune piante, un po' diverse. Il mondo è proprio fatto caruccio. Fatto caruccio. Ah no, però qua non è proibito questo. C'è la la proibizione. Sono fatto del male. Bisogna andare a riposare. Anzi, facciamola subito al volo, sì, che non si sa mai, tanto poi dobbiamo parlare con altri PG, fare cose, eccetera. Non è che c'è un letto, vabbè, c'è quello che conosciamo di qua, ma secondo me ce n'era uno pure dietro. Mi perdoni, mi scusi, eccomi, salve, sono qui per usare il lettino qua dentro, eh. Eccomi qua, dormiamo fino al mattino, belli belli, anche perché sembrava che stesse venendo la sera. Un'altra cosa curiosa è il ciclo giorno e notte. Non so se ha con cosa a che fare. Cioè, nel senso, sbucano mob diversi, cambia qualcosa oltre al fatto che è semplicemente buio. Non lo so, lo scopriremo piano piano. Chiuderanno i negozi, suppongo. The Hammer Clan will get your supplies. 800, bam, livellone. Buonissimo. Yes. Ma però arriva a 35 int, secondo me no. Elexit, vai. Give me 300 Elexit. That's a fair request. Meglio l'Elexit, giusto, che è quello che si usa per fare le pozioni di Elexit, per fare per livellare, no? Me l'avete scritto da qualche parte. Credo sia sufficiente. Sta. 25, applica. Allora, mo che abbiamo applicato la Fanta Int, dobbiamo andare da quel tipo che ci insegna la faccenda. Dobbiamo fare un bel giro dall'altro lato, perché c'era il tipo di qua che ci insegnava la manfrina da fare. Aspetta, ma dobbiamo volare da sto lato e vedere un secondo, il giro dal lato dell'uomo del mana qua e passiamo il ponticello e ci dovremmo stare.
Ci dovremmo stare, eccolo qua. Era quest'uomo di qua, mi pare, che era quello che ti insegnava. Però il prossimo livello mi pare che ci voleva. Oh mamma. Trofei, eh sì, era 35. Vabbè, intanto siamo a 25, che male non fa. Vediamo se possiamo... Ah, chiudi questo coso. Cavolo, questo ci vuole tanto di tutto. Posso usare solo l'arco da coltivatore come al solito. Ma ci sarà... Questo qua mi sa che vende le frecce, eh. Ce l'ha le frecce. Arco da coltivatore, freccia. Quante ne posso comprare? Se ne compro 20, quanto spendo? Ma costano una sega a comprare tutto. Sì, sì. Il problema è che, cioè, credo che le altre armi siano tipo a energia o qualcosa del genere, quindi stai un po' più tranquillo in teoria. Ah no, st'altra roba me la tengo. Sì. Vai, posto. Confermo. Ok, bene. Mo bisogna vedere qual è la prossima missione da fa. Vediamo qual è.